Comunque il momento conviviale del pranzo domenicale non è solamente un modo per mangiare, ma un modo per stare assieme. Allora vediamo come si è concluso il pranzo dei nostri amici. Pranzo è pranzo quando c'è questo. È un pettolino se ti va. Ah, co- no, come? Mi va, sì. Sì, sì. Boston è un posto comunque abbastanza felice in questo senso. Cioè, è più facile essere vicini all'Italia qui che non, che ne so, in Montana o Kansas City. Cioè, capito? Uno che sta in Arizona fa fatica a fare questo. Giusto? Lo stato di Ohio, dove abbiamo parenti, fanno fatica a trovare prodotti italiani buoni perché la comunità italiana c'è, ma è molto poca, è piccola in paragone a Boston. Portiamo sempre in stagione le fave, i carciofi, i broccoli di rape, perché telefono, quando vieni portami un po' di questo, portami un po' di quello, e lì non lo possiamo trovare, non si trova. Questo piatto qui. Oh, Mafla, questo è il re della tavola abruzzese. Ah, vabbè. Che bellezza. Pranzo italiano, ti metti a tavola e dura per 8 ore. Anche perché, come la giornata al lavoro. Anche perché dove vai a staffeggio? Esatto. La domenica dove vai a staffeggio? Esatto. Qui tutta gente è nata in America. Sì. E parlano tutti italiano. Sì. Cioè, è frutto di scelte vostre questo. Sì. Cioè, non è successo a caso. Parlate due lingue, è sempre migliore di uno. No, chiaro, chiaro. No, però non tutti. Sì, lo so, non tutti lo fanno. Penso che per una persona che ha dei genitori che viene da diverse parti del mondo dovrebbe sapere le lingue dei suoi genitori, le sue origini. Mia figlia quando ha cominciato l'asilo, la maestra un giorno mi ha chiamato, ha detto ma mi sembra che questa bambina o è ritardata o insomma c'è qualche cosa che non va. Non capimmo una parola perché noi abbiamo sempre parlato in italiano. Questi vecchietti che magari non parlavano italiano bene come mamma, no? Hanno messo queste idee in testa che io sono americano e devo essere americano. E hanno cresciuto i figli così. Per farli integrare però. Sì, sì. Cioè, con buona intenzione. Ma qui non ha funzionato così, giusto Anna? Sì, da parte di mia famiglia apprezzano anche gli Stati Uniti perché è la nazione adottiva che gli ha dato, diciamo, una situazione economica migliore. Però apprezziamo sempre l'Italia. Sì, ma si può essere l'uno e l'altro? Sì. Sì. No? Sì. Sì. Anna, c'è un rito americano, qui siamo di nuovo in cucina dopo tutta questa maratona. Un rito americano è il doggy bag. Sì, certo. Ognuno si può portare qualcosa dal pranzo a casa. Ma insomma, a vederla la pasta col pesto sembrava molto buona.